Signor Ministro Salvini, io rispetto la sua fede religiosa. È una fede che mi sento di condividere, pur utilizzando toni totalmente diversi. Le ricordo, tra una lettura e l'altra, di dare un occhio allora ogni tanto al capitolo 25 del Vangelo, ovviamente secondo Matteo, ai versetti 42 e 43, quando dice: avevo freddo e mi avete accolto, avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dissetato. Se crede in quei valori, faccia sbarcare delle persone che sono ferme ancora adesso, ostaggio di una politica vergognosa. Come fate a non sentire la commozione di fronte a una madre di un bambino adottato che dice: da qualche mese vedo un clima diverso nelle scuole perché mio figlio, che è di colore, non viene considerato come prima? Queste sono scene che andavano bene nell'Alabama degli anni 50, non nell'Italia del 2020. E questo clima d'odio non l'abbiamo creato noi.